È partito dal Consiglio regionale del Piemonte il tour nelle principali città italiane del comune di Aliano, candidato a Capitale Italiana della Cultura 2018. Il paese della provincia di Matera, descritto da Carlo Levi nel celebre Cristo si è fermato a Eboli, e nel quale lo stesso Levi visse l'esperienza del confino, ha partecipato al bando promosso dal Ministero dei Beni Culturali con un dossier incentrato sul programma Aliano Terra Creativa e sui progetti avviati negli ultimi anni, che hanno permesso al piccolo centro lucano di abbandonare i più stretti confini locali per farsi conoscere a livello nazionale. Don Pierino Di Lenge, parroco di Aliano, il perché di questa candidatura di questo comune della Basilicata a Capitale Italiana della Cultura? Beh, è il risultato di un lavoro di valorizzazione culturale che Aliano sta portando avanti da circa 40 anni, all'indomani della morte dello scrittore Carlo Levi. E quindi abbiamo avviato tante iniziative, tra cui il regionale di pittura per studenti di liceo artistici, poi Cadeverari, e tra cui poi soprattutto questo premio letterario che quest'anno si è celebrata la 19ª edizione. Lo scopo è quello di valorizzare questo messaggio che lui ci ha lasciato, nello stesso tempo per aiutare la nostra realtà, la nostra popolazione a essere protagonista di un sviluppo socioculturale per un futuro sempre migliore in cui il cittadino possa essere protagonista. Aliano oggi è presente perché è candidata come capitale della cultura 2018, una serie di iniziative vengono poste da diversi anni, quindi una serie di contenitori culturali, abbiamo ristrutturato la casa dove ha vissuto Levi, dove c'è un video multimediale che racconta la storia del libro Cristo si è fermato ad Eboli, una pinacoteca a lui dedicata, con 23 opere originali e una mostra fotografica che va dall'età di 3 anni fino alla sua morte, il Museo della Civiltà Contadina, il Museo Russotto, quindi una serie di iniziative che hanno spinto questa piccola comunità di poco più di 1000 abitanti a candidarsi a Capitale della Cultura Italiana 2018.